Ehi, io sono Alberto e oggi finalmente vi mostro come costruire dei pannelli fonoassorbenti proprio come questi. Piccola premessa, il video è diviso in sezioni, quindi se volete potete saltare direttamente all'argomento che vi interessa cliccando sul minutaggio in descrizione. Io comunque vi consiglio di guardarlo per intero se volete un quadro più chiaro di tutta quanta la situazione. In descrizione troverete anche tutto quello che andremo a utilizzare, quindi non c'è nient'altro da dire. Ciao belli, buona visione. Finalmente ci siamo. Siamo qui a casa di mio cugino Vittorio, che saluto, ciao. Piacere. Ok, che si dà il caso essere anche lui un musicista, per l'appunto un rapper, e si è reso conto che questo tipo di trattamento acustico, mannaggia te, non serve assolutamente a niente. Ha pertanto deciso di realizzare un trattamento acustico a regola d'arte. In realtà noi ci siamo già visti, abbiamo già fatto un pochino di test qui all'interno della stanza, abbiamo un po' sbattuto le mani, riprodotto un po' di musica e abbiamo visto quali sono i punti della stanza che danno più problemi. Quindi adesso per comodità analizziamo gli angoli e le pareti a partire da questa parte qui. Allora, la posizione di ripresa in realtà è più o meno questa qua. Non so, mi fate ancora Mr. Cameraman? Sì, perfettamente. Il microfono sta più o meno all'incirca a questa altezza, ti metti così tu, vero, no? Quindi in realtà, parlando di quest'angolo qua, non ci sono particolari problemi, mentre ci siamo resi conto che un bel po' di problemi ci sono in questa zona qua, perché ci sono un sacco di angoli a 90 gradi che provocano un sacco di riflessioni e c'è anche una porta in legno che non garantisce tantissimo isolamento, quindi c'è anche un po' di rimbalzo del suono dall'esterno della stanza. Quindi purtroppo qui non possiamo mettere una bass trap, ma dovremmo mettere dei pannelli, esattamente come faremo lì. Spostandoci invece da questo lato, su questo muro che è perpendicolare esattamente al punto di ripresa del microfono, che è esattamente posizionato in questa direzione, in realtà, come abbiamo già detto all'interno di questo canale, le mura così non sono un grandissimo problema, però in questo caso siamo di fronte al demonio, ovvero uno specchio. Quindi laddove possiamo permetterci di mettere dei pannelli in comodità, lo facciamo e teniamo d'occhio la situazione. Proseguendo ancora in senso orario, immagino sia senso orario, ovvero cameraman, una cosa sì, penso probabilmente, sì. Ok. Troviamo un angolo che è pericolosamente vicino al punto di fuoco del microfono, quindi possiamo e dobbiamo trattarlo per ovvie motivazioni, per stare attenti che non si creino risonanze molto brutte. Spostandoci ancora sulla destra, invece, abbiamo la zona computer, la zona ripresa, la zona dove avviene la magia, la magic box, incredibilmente. Però visto che il microfono sta puntando verso di qua, in realtà di qua ce ne possiamo fregare altamente. Ora vi lascio ad Alberto del futuro che vi spiegherà esattamente tutto il materiale che abbiamo acquistato. Noi invece ci mettiamo al lavoro perché sarà una lunghissima giornata. Sei pronto? Siamo pronti. Perfetto. Per quanto riguarda il materiale fonoassorbente per eccellenza, io nello scorso video vi avevo parlato di lana di roccia, perché come rapporto qualità-prezzo è indiscutibilmente il migliore. Però visto che mio cugino Vittorio aveva un budget un pochino più alto, abbiamo virato sull'Isolmix. Fermi. Lo so che mi state già dicendo, avevi detto lana di roccia è uguale, identico. Semplicemente è più semplice da tagliare e quando lo trasporti non sporca. Abbiamo pertanto acquistato 6 pannelli 120x60x5 dalla densità di 50 kg al metro cubo. 5 di questi non richiederanno alcun taglio perché verranno semplicemente rivestiti e andranno a creare i pannelli rettangolari a muro, come vedete qua dietro. Mentre il sesto pannello verrà impiegato per riempire la base strap angolare. Poi vedremo come. Spesa totale per 6 pannelli 42€. Tenete conto che invece comprando lana di roccia avremo speso molto meno, quindi 23€. Per quanto riguarda il legno, abbiamo acquistato 12 listelli di abete grezzo 2 metri per 5 cm per 2 cm e li abbiamo acquistati a 2,99€ l'uno. Sarebbe stato meglio prenderli da 3 metri, ma purtroppo presso il rivenditore dal quale ci siamo arrecati non erano disponibili, quindi ci siamo dovuti accontentare. Ah, poi vi do un consiglio per calcolare quanto materiale vi serve in base ai tagli che dovete fare, ed è quello di recarvi in un sito che vi lascio qua sotto in descrizione, ma poi ne parleremo meglio nelle fasi successive. Fidatevi comunque che è un salvavita. Per quanto riguarda il tessuto, abbiamo acquistato un rotolo di TNT, letteralmente tessuto, non tessuto, 2x20 metri. Anche in questo caso quantità eccessiva, però costava veramente poco e ne abbiamo approfittato. Spesa totale 20€. Per tenere fermi gli assi di legno abbiamo acquistato delle piastre angolari, 4 per ogni pannello più 6 per la base strap. Abbiamo acquistato inoltre 6 piastre piatte che ci serviranno sempre per la base strap. Il tutto corredato ovviamente da delle viti autofilettanti proporzionali allo spessore dei vostri listelli, quindi se avete un listello da 2 cm non comprate viti da 2,5 cm. Noi ne abbiamo acquistate attorno al centinaio, però voi vedete chiaramente in base a quante piastre
piastre dovete utilizzare, regolatevi un pochino. Spesa totale per noi 20 euro viti più piastre. Per fissare il tessuto sul legno useremo delle graffette per sparagraffette o sparachiodi, che dir si voglia. Noi le avevamo già, ma spenderete esagerando, proprio esagerando, 10 euro per una fornitura da guerra nucleare. Ne bastano due per pannello, ma in realtà se non volete bucare il muro potete utilizzare delle soluzioni molto più spartane e appoggiare i pannelli su qualche mobile o su qualche superficie. Abbiamo visto che per trattare la nostra stanza siamo rientrati in una spesa nell'intorno dei 110 euro. Contate che noi abbiamo veramente esagerato e mediamente per trattare una stanza serviranno molti meno pannelli. Quindi è estremamente verosimile che voi andrete a spendere magari la metà di quello che abbiamo speso noi, avendo un risultato di molto migliore rispetto a questi. Per costruire il tutto agilmente consiglio di essere almeno in due. Potete fare anche tutto da soli se avete a disposizione i giusti strumenti per tenere tutto quanto fermo o se avete 17 mani, ma l'alternativa è meglio essere in due. Per mettere assieme i nostri pannelli utilizzeremo questi strumenti. Una lama per tagliare la lana di roccia, nel nostro caso Isolmix. Un pennarello per segnare i tagli. Un avvitatore elettrico. Un saghetto per tagliare il legno. Una raspa per rifinire le sbavature. Delle forbici per tagliare il tessuto. Una spara graffette per ancorarlo al legno e un trapano per creare i fori destinati ai tasselli. Ma ora basta chiacchiere e mettiamoci al lavoro. Partiamo dal taglio del materiale fonoassorbente. Gli unici tagli necessari sono quelli per il materiale che riempirà le base strap, poiché per i pannelli rettangolari a muro, se ci si accontenta delle dimensioni, non sarà necessario effettuare alcun taglio. Il trucco per riempire al meglio la piramide senza sprecare materiali è quello di realizzare tanti piccoli triangolini che andranno a sovrapporsi l'un l'altro e andranno a riempire la struttura. Nel nostro caso la base strap che abbiamo dovuto realizzare è una piramide con base triangolare di lato 20 cm. Possiamo perciò comodamente dividere il pannello in quadrati di lato 20 cm. Ognuno di essi, diviso in due lungo la diagonale, produrrà infatti due triangoli che si adatteranno perfettamente alla struttura. Per scoprire a priori quanti triangoli serviranno, basterà dividere l'altezza della piramide per lo spessore dei pannelli. Nel nostro caso 80 altezza della piramide, 5 spessore dei pannelli, 80 diviso 5 uguale 16. Ci serviranno perciò 16 triangolini. Procediamo perciò a tracciare le linee con precisione e poi tagliamo accuratamente il materiale con l'apposita lama. In questo caso abbiamo dovuto realizzare dei triangolini molto piccoli per una base strap molto piccola, ma tenete conto che il principio è lo stesso anche per realizzare queste qua gigantesche che vedete nel mio studio. In ogni caso io, a prescindere per mia esperienza, vi consiglio di realizzare delle base strap più piccole e impilarle una sull'altra, così sarà anche più facile spostarle. Una volta effettuati i tagli del materiale fonoassorbente, possiamo concentrarci sul legno. Prima di tutto utilizziamo il tool Workshop Bari, oppure Catalyst Optimizer, per calcolare esattamente quanti tagli fare e come farli per minimizzare gli sprechi di materiale. Io personalmente mi trovo molto bene con il primo, quindi vi farò vedere come utilizzare quello lì. Inseriamo le specifiche del nostro materiale di partenza, nel nostro caso queste, non ve le sto a leggere tutte quante. E inseriamo anche le specifiche delle parti che vogliamo ottenere, nel nostro caso queste qui. Lo strumento calcolerà e ci indicherà come tagliare ogni asse nel modo più efficiente possibile. Per quanto riguarda i tagli per i pannelli angolari non ci saranno grosse difficoltà. Sì, si dovrebbe tenere conto del fatto che i pannelli si sovrappongono per alcuni centimetri, quindi bla bla bla, dovreste tagliare di più. Io vi consiglio di effettuare i tagli uguali al perimetro del pannello, tanto poi il materiale cede un po' e si incastra comunque. Questione diversa è per i triangoli delle base straps, anche qui niente di eclatante. Però per creare i lati delle basi triangolari sarà necessario realizzare dei tagli a 45 gradi in questi punti. Il taglio dell'ipotenusa sarebbe facilmente calcolabile con il teorema di Pitagora, ma questo presuppone che faremmo tutti i tagli precisi, quindi in ogni caso io vi consiglio di calcolarla misurandola a mano. Una volta realizzati tutti i tagli, creare lo scheletro in legno sarà molto semplice, poiché sarà sufficiente sovrapporre i listelli e utilizzare le piastre angolari per fissare gli angoli. L'avvitatore vi darà una grossa mano, perché vi consentirà di introdurre velocemente le viti autofilettanti all'interno degli listelli. Anche in questo caso, per i pannelli rettangolari sarà tutto molto semplice, mentre piccolo appunto per quanto riguarda le base straps, tenete conto che l'asse verticale posteriore dovrà essere posizionato non precisamente sull'angolo, ma leggermente sfalsato, in modo tale da non intralciare il materiale che verrà inserito all'interno, e soprattutto per non rischiare di creare spessore sull'angolo rivolto al muro. Ah, non preoccupatevi, perché due viti per ogni angolo saranno più che sufficienti, la struttura reggerà e il tessuto che rivestirà il pannello contribuirà a conferire solidità alla struttura. Per ricoprire i pannelli di tessuto sarà sufficiente srotolare il telo lungo il pavimento e, rivolgendo il fronte dello scheletro verso il basso, prendere tutte le misure e tagliare gli eccessi. Considerate che il TNT verrà ancorato al retro della struttura. A questo punto potete utilizzare la spara graffette per fissare il telo lungo il perimetro, avendo molta cura di tendere per bene il tessuto onde evitare pieghe poco estetiche. Bisognerà anche fare attenzione a piegare in maniera pulita gli angoli in modo tale da non creare rigonfiamenti. Insomma, più siete precisi in questa fase, più il pannello sarà bello esteticamente.
Volendo, se lo ritenete opportuno, sarà possibile anche chiudere il retro del pannello in modo tale da evitare fuoriuscite di materiale. Potete utilizzare per questo scopo dello spago, oppure alcuni materiali d'avanzo, come nel nostro caso il TNT. Io ricordo di aver utilizzato dell'aiuta. Una volta ultimati i pannelli, non resta che appenderli. Inserite il tassello con gancio al muro e adagiatevi sopra il pannello. Il risultato finale è questo. Speriamo che il video vi abbia aiutato a capire come costruire questi pannelli per filo e per segno. Per qualsiasi domanda non esitate a scrivermi qua sotto nei commenti. Se invece volete farvi una chiacchierata con me, unitevi al mio Discord, come sempre il link qui sotto in descrizione. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao! Scusi, cosa stai costruendo? Raccontacelo. Una casetta per uccelli? Sì. Scusa, ma che la fotexteria è così precisa? Boh, non lo so. Ma sei stato proprio tu? Proprio io.